Clima caldissimo durante l'incontro bolognese dei tassisti di tutta Italia, riuniti in città per prendere posizione sulle liberalizzazioni decise dal governo. Il 23 gennaio prossimo, fermo nazionale di tutti i taxi. Fa discutere il cosiddetto censimento delle prostitute, un modulo distribuito dai carabinieri alle lucciole sui viali di Bologna. Il comandante dell'arma difende l'iniziativa e dice è un modo per tutelare le ragazze sulla strada, spesso sfruttate. Griziana Morandi piange la tragica morte dei due coniugi vittime dell'incendio che si è sviluppato ieri sera all'interno della loro abitazione. Il marito ha tentato di soccorrere la moglie ma è rimasto avvolto dal fumo. Una stufa elettrica all'origine del rogo. Il Partito Democratico fa il tagliando di metà mandato e si riorganizza con nuove regole. Chi ha responsabilità politiche come il segretario Donini avrà solo contratti a tempo determinato. Nuovo anche l'esecutivo. 150 gallerie ed oltre 100 eventi in città nell'arco di 4 giorni sono alcuni numeri dell'edizione 2012 di Arte Fiera che prenderà il via il 27 gennaio. In contemporanea verrà inaugurato il Museo della Storia di Bologna. Buonasera, benvenuti a ETG Bologna. Bologna che è stata oggi, potremmo dire, un po' la capitale della contestazione dei tassisti nei confronti delle liberalizzazioni del governo Monti. Infatti per protestare contro le liberalizzazioni, i taxi si fermeranno in tutta Italia il giorno 23 di gennaio e questa è la notizia di oggi. Ma come dicevo, i tassisti si sono riuniti, hanno voluto riunirsi oggi in città, proprio a Bologna. È stata un'assemblea nazionale convocata presso la sede di Legacoop in via Aldo Moro, a pochi metri dalla sede della regione Emilia-Romagna. I tanti tassisti hanno dato vita ad una riunione piuttosto animata. Andiamo a vedere. Sono arrivati a centinaia da tutta Italia, esasperati, arrabbiati e pronti a dare battaglia. I tassisti provenienti, oltre che da Bologna, anche da Roma, Milano, Torino, Genova e Imperia, si sono riuniti stamane nella sede di Legacoop in viale Aldo Moro con tutte le sigle sindacali per stabilire una linea comune da tenere nei confronti delle liberalizzazioni del governo Monti, una rivoluzione che per loro significa aumento delle licenze. L'assemblea però dai primi minuti risulta molto accesa, con urla e insulti. Non c'è accordo tra i rappresentanti e la base e ci sono opinioni diverse a seconda del territorio di provenienza. I tassisti se la prendono anche coi giornalisti, taccuini e telecamere vengono tenuti lontani dalla sala e i cronisti additati come corresponsabili dei danni alla categoria. C'è un po' di tensione perché non si capisce bene esattamente a Roma che cosa vogliono decidere e qui si decide del nostro futuro, delle nostre categorie, quindi è da capire che ci sia persone che appoggiano. Hanno uno stato di nervosismo che è evidente. Qui è chiaro che ci sono tante realtà di varie città d'Italia, ognuno dice la sua. Qui purtroppo è entrata anche la base sappiamo com'è, è sempre più animosa. Nel pomeriggio poi la situazione si rasserena, il cosiddetto parlamentino dei tassisti riprende la seduta, ma questa volta è ristretta solo ai rappresentanti delle 19 sigle sindacali. Il clima più calmo consente di giungere ad una decisione, un fermo nazionale dei taxi per il prossimo 23 gennaio, mentre lunedì 16 si svolgerà un'assemblea nazionale di tutti i fuoriturno e una delegazione di tassisti andrà all'antitrust per contestare i dati sulle licenze nelle principali città italiane. Voltiamo pagina. Come consuetudine, i carabinieri hanno tracciato un bilancio annuale della loro attività. Crescono i reati predatori e aumentano dunque furti, rapine e borseggi. Soglia di attenzione altissima anche per gli assalti agli sportelli bancomat, le frodi informatiche e la clonazione di carte di credito. Il punto nel servizio di Simona Iannessa. Aumentano furti, rapine, scippi e borseggi e più in generale i reati predatori. Forse chissà, complice anche la mordente crisi economica che sta investendo l'Emilia-Romagna. L'incremento complessivo dei reati è del 2,7% rispetto al 2010, i furti crescono del 14,5%. In particolare poi sotto le due torri si registra un aumento dei reati del 6,6%, vanno meglio invece le cose in provincia, dove al contrario si attesta un calo dell'8%. Aumentano anche le persone arrestate, più 8,35, 1077 i malviventi che sono finiti in manette nel 2011 a fronte dei 994 nel 2010. Tra i fenomeni attenzionati nell'ultimo anno
La recrudescenza di assalti a bancomat e casse continue di esercizi commerciali con l'utilizzo di gas infiammabile e le frodi informatiche, soprattutto tramite prelievi di denaro grazie a carte clonate. Per quanto riguarda gli incrementi più significativi sono stati i reati predatori, furti e rapine in modo particolare, ma anche situazioni di danneggiamento diffuso che ovviamente incidono sulla qualità della vita in ambito urbano. Direi che i dati di incremento dei delitti commessi fa riscontro sicuramente un aumento dell'attività di ricezione da parte dell'arma di queste denunce, che aumenta fino al 71,5% dei reati complessivamente denunciati, ma soprattutto aumentano tutte le attività di contrasto ai reati predatori, con punti di arresto per i furti di oltre il 34%, sia in città che in periferia. Ma se la malavita ha affilato le sue armi, anche le forze dell'ordine non sono state a guardare, anzi hanno risposto con un potenziamento del pattugliamento sul territorio e dei servizi preventivi in prossimità di sportelli bancomat, importanti per la lotta contro la criminalità, l'integrazione del carabiniere di quartiere con 4 turni di stazione mobile ed il servizio di vigilanza nei parchi della città, garantita con l'impiego di un'auto elettrica. E sta facendo discutere l'operazione di censimento delle prostitute che in queste settimane stanno portando avanti i carabinieri sulle strade della città. Ci sono voci discordanti, ma l'obiettivo finale è anche quello di rispondere alle continue lamentele dei cittadini. Ancora Iannessa. Un censimento delle prostitute che vivono ed esercitano sui marciapiedi della nostra città. Tutto attraverso un vero e proprio modulo operativo dove si chiede alle donne la nazionalità, il luogo di residenza o domicilio e i compensi della loro attività. Numeri che poi andranno girati all'Agenzia delle Entrate per le verifiche fiscali di rito e per l'eventuale tassazione. Un censimento sui generis che sta facendo discutere, che ha subito sollevato le ire e le proteste delle associazioni a tutela dei diritti delle prostitute. Per loro sarebbe una sorta di schedatura, di fatto vietata dalla legge Merlin. Sulle polemiche è intervenuto anche il procuratore aggiunto Walter Giovannini, che ha commentato: si tratta di assunzioni di informazioni con le quali i carabinieri possono trarre anche spunti investigativi su potenziali sfruttatori e sulle donne che hanno reso false dichiarazioni. Ma no, nulla di tutto questo. Si tratta di dare una risposta in termini di rispetto del decoro urbano anche alle migliaia di cittadini che lamentano questo problema, ma è un problema, direi, soprattutto di rispetto dei diritti fondamentali di queste donne che sono sfruttate da sfruttatori professionisti, ma purtroppo vivono in condizioni di degrado, spesso in alloggi non idonei e in nero, quindi con un fattore speculativo anche da parte di qualcuno dei residenti. Dunque, che tipo di attività farete, cioè come procederete? Esattamente come stiamo facendo adesso, cioè facendo dei controlli finalizzati a individuare sfruttatori. Ne abbiamo già arrestati 3 nel dicembre scorso, ci sono indagini in corso ulteriori su cui ovviamente non posso dirvi nulla, andando a perseguire violazioni amministrative e tributarie di coloro i quali fittano locali spesso inagibili in nero, e se ci sono dei risvolti fiscali anche sui proventi di questa delicia attività, l'Agenzia delle Entrate lo verificherà. Restiamo alla cronaca, sgomento e dolore a Grizzana Morandi sull'Appennino bolognese per la morte dei coniugi Walter Donati, 72 anni, originario di Sasso Marconi, e Maria Paola Beretta, di 70 anni, nativa di Bologna, deceduti ieri sera nell'incendio della loro abitazione. L'uomo, accortosi di quanto stava accadendo, si è precipitato in casa per salvare la vita alla moglie, ma anche lui è stato avvolto dal fumo che non ha dato scampo ai coniugi. A nulla è valsa la prontezza dei vicini che hanno avvisato il 118 e i vigili del fuoco, arrivati sul posto quando la tragedia si era già consumata. Sotto accusa ci sarebbe una stufa a legna posizionata nelle vicinanze di un quadro elettrico, quindi a provocare l'incendio potrebbe essere stato un insieme di cause. Nel rogo è morto anche il gattino che faceva compagnia ai 2 pensionati. Cambiamo decisamente argomento, passiamo alla politica. Addio posti fissi nel Partito Democratico. Dopo averlo annunciato nei mesi scorsi, il segretario provinciale del PD, Raffaele Donini, è pronto a mettere in atto il suo proponimento. Lo ha spiegato oggi in una conferenza stampa in cui ha illustrato il nuovo esecutivo del partito. Vediamo allora il servizio di Giuseppe Pilloni. Il PD di Bologna si riorganizza con una nuova segreteria e le nuove regole previste dallo statuto, a partire dal nuovo status di precari dei funzionari. Chi ha responsabilità politiche, infatti, a cominciare dal segretario, avrà un contratto a tempo determinato. Abbiamo votato di recente in direzione questo
regolamento che non prevede più assunzioni a tempo indeterminato per il funzionariato politico, che prevede che chi è come me ha un contratto a tempo pieno, un lavoro a tempo pieno, venga mutato il suo rapporto contrattuale col partito, quindi a tempo determinato, e che prevede che le figure di funzionariato politico a tempo indeterminato siano comunque ricomprese in una funzione di staff organizzativo. Ecco, lei quindi si licenzierà a breve? Io entro gennaio mi licenzierò e spero che mi riassumano con ovviamente un contratto a tempo determinato fino alla scadenza del mio mandato congressuale. Ecco, ha rinnovato l'esecutivo, in sintesi quali sono stati i criteri che ha adottato? Intanto l'operazione politica è quella di una grande unità interna al partito, perché l'esecutivo risente adesso della piena condivisione e responsabilizzazione anche della minoranza congressuale, per cui siamo più uniti, più forti di prima. C'è tanta continuità, perché ovviamente è giusto che la squadra che vinca non si cambia. Ci sono anche degli innesti, un ricambio generazionale importante, deleghe che prima non c'erano, per esercitare, diciamo, fino in fondo quella funzione di indirizzo e di orientamento programmatico che noi vogliamo svolgere pienamente nei confronti delle amministrazioni del territorio. Ecco, il sindaco Mero l'ha annunciato come aumenterà le tasse, in particolare l'IMU sulle prime e sulle seconde case. Qual è la sua posizione? Per noi la priorità è non spezzare la spina dorsale del sistema delle garanzie sociali, assistenziali, educative della nostra città e del nostro territorio, perché sappiamo che scuole, asili, assistenze sociali, ospedali, sanità, se vengono ridotti nella qualità e nella quantità dei servizi, poi è difficilissimo recuperare, ed è per questo che Bologna è ancora tra le città più vivibili in Italia in termini di qualità della vita. Quindi primo salvare i servizi. Poi ovviamente rispetto al reperimento delle risorse, sono tante da reperire, dovremo spiegare bene ai cittadini che sono spese bene e sono spese per mantenere i servizi. E per quanto riguarda il nuovo esecutivo del PD, c'è da registrare la presenza di due sindaci della provincia di Bologna. Il primo cittadino di Casalecchio di Reno, Simone Gamberini, va alla delega agli enti locali, e inoltre un ruolo di primo piano è stato affidato a Marco Maciantelli, che vediamo adesso in queste immagini, sindaco di San Lazzaro, che sarà responsabile del programma e dei rapporti con la coalizione. Torniamo a Bologna. Un tesoretto da circa 10 milioni di euro porteranno un po' di ossigeno alle casse di Palazzo D'Accursio. Questo per una sentenza della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna. Sentiamo Gabriele Sciarra. Con qualche giorno di ritardo sulla data canonica, la Befana si è ricordata anche del Comune di Bologna e così ha portato in dono quasi 10 milioni di euro a Palazzo D'Accursio. La cifra è frutto di un risarcimento deciso dalla Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, che ha condannato il gruppo bancario Intesa San Paolo a versare alle casse municipali oltre 4 milioni per danno erariale per il pessimo servizio di riscossione tributi tra il 1991 e il 1994. A questa cifra sono stati aggiunti interessi e rivalutazione monetaria, arrivando così ai 10 milioni. In realtà l'unica responsabilità del gruppo Intesa San Paolo è di avere accorpato nel tempo gli istituti di credito che esercitavano, negli anni ai quali si riferisce la condanna, il servizio di tesoreria e riscossione tributi, un servizio che per i giudici fu svolto con modalità distorte, inefficienti ed elusive degli obblighi assunti. In pratica non tutti i tributi dovuti al Comune venivano riscossi, mentre il concessionario se li faceva comunque rimborsare dalla pubblica amministrazione. Per poterlo fare, secondo i giudici, venivano anche prodotte documentazioni costruite a tavolino. Per la Corte dei Conti, il servizio di riscossione tributi veniva svolto tra il 91 e il 94 al fine di trarre un illecito profitto ai danni dell'ente impositore, causando danno agli interessi patrimoniali dell'erario. Banca Popolare dell'Emilia-Romagna si prepara a lanciare un piano industriale triennale ambizioso e lo fa con un cambio al vertice all'insegna della continuità. Parola del nuovo amministratore delegato Luigi Odorici, già direttore generale, che oggi ha anticipato la sua agenda. Rimane il modello federale, ma la struttura sarà semplificata. Federica Galli.
Quattro mesi fa non avrei mai immaginato uno scenario di questo genere. Oggi sono chiamato a dare continuità alle scelte giuste avviate da Viola. Siamo nella fase di completamento di molti progetti e nuovi saranno avviati. Sono queste le prime parole da amministratore delegato di Banca Popolare dell'Emilia-Romagna di Luigi Odorici, eletto all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione. Alla fine Biper ha scelto la soluzione interna per la sostituzione di Fabrizio Viola, passato a Montepaschi. Odorici, modenese, mantiene anche la carica di direttore generale. Questa mattina il Neo AD ha presentato la sua agenda di lavoro, che sarà focalizzata inevitabilmente sullo sviluppo del nuovo piano industriale, che ha sintetizzato in tre macro progetti: rafforzamento patrimoniale, che la banca porterà a termine senza ricorrere ad un aumento di capitale, multicanalità e governance del gruppo Biper. Rimane il modello federale, ma la struttura sarà semplificata e anche l'organigramma potrà cambiare. Noi dovremo cercare di semplificare e razionalizzare la struttura del modello federale attraverso un governo molto più diretto da parte della capogruppo sulle banche del gruppo, attraverso interventi sugli affari, sul commerciale, sull'organizzazione, proprio per generare economie di scala che oggi sono fondamentali per cercare di far quadrare i bilanci. È una scelta voluta dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità, una scelta che ho voluto e ho portato avanti direttamente, anche perché conosco il dottor Odorici da tantissimi anni. Però il dottor Odorici è l'unica persona in questo momento in grado, il nostro istituto, di portare avanti il piano industriale dei prossimi tre anni. Il CDA Biper ha anche deliberato la costituzione di un comitato strategico consultivo guidato dal professor Giuseppe Lusignani. Sarà composto da 5 membri e affiancherà il vertice della banca nelle decisioni strategiche. Vista la situazione dei mercati, è importante che le decisioni che vengono assunte siano decisioni che fanno parte di un contesto in cui ci sono professionalità diverse, competenze diverse, e quindi auspicabilmente si possa riuscire ad arrivare alle scelte giuste. Cambiamo argomento. Secondo un'indagine resa nota oggi e realizzata dal gruppo assicurativo Unipol, gli automobilisti bolognesi sarebbero molto attenti all'ambiente. In tempi di blocchi del traffico e di pedonalizzazioni, questa è certamente una notizia. Marco Rossi. Sensibili e rispettosi dell'ambiente. L'osservatorio sui servizi di linea rassicurazione, la compagnia online del gruppo Unipol, svela il lato green degli automobilisti bolognesi. Quando si parla di ambiente non si scherza, così la pensano gli intervistati della nuova ricerca, che ha raccolto impressioni, suggerimenti e approcci adottati quotidianamente dagli automobilisti del capoluogo emiliano per ridurre i consumi e inquinare di meno. L'attenzione per il mondo che ci circonda parte dalla scelta della nuova auto. Quasi la totalità dei bolognesi, il 94%, ritiene molto importante o addirittura fondamentale che sia rispettosa dell'ambiente. In quest'ottica, al momento dell'acquisto, si prendono in seria considerazione automobili ibride o elettriche. Interrogati su quali siano i primi tre piccoli accorgimenti verdi quotidiani legati all'auto, quasi due automobilisti bolognesi su tre affermano di mantenere durante i tragitti in auto un'andatura costante, evitando frenate e accelerazioni brusche che influiscono negativamente sui normali consumi di carburante, mentre il 61% punta su una costante manutenzione dell'auto. Il 60%, infine, dichiara di spegnere il motore in caso di lunghe code. Inoltre, quasi un bolognese su quattro cerca su internet l'itinerario più breve per consumare meno, e forse in questo caso, oltre all'attenzione verso l'ambiente, si unisce quella al portafoglio. Analizzando invece le iniziative che potrebbero migliorare i problemi di traffico e inquinamento nella propria città, i bolognesi non hanno dubbi. Il potenziamento dei mezzi pubblici è necessario per il 49% degli intervistati, mentre la realizzazione di più piste ciclabili è indicata come soluzione per snellire il traffico dal 22% del campione. Misure che sarebbero estremamente gradite da quel 30% pronto ad alternare l'uso dell'auto con mezzi di trasporto alternativi e più ecocompatibili. Bolognesi cittadini green, quindi, la risposta sembra essere sì, almeno nelle intenzioni. Quasi un intervistato su due fa sistematicamente la raccolta differenziata. Il 46% compra e usa più prodotti ecologici. Un quarto del campione, infine, si dichiara attento al consumo quotidiano dell'energia, affermando di spegnere sempre tutti i sistemi elettronici presenti nella propria abitazione. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, ma torniamo tra poco. Di nuovo in studio con ETG. Prima di proseguire, come sempre, rivediamo il sommario del nostro telegiornale. Clima caldissimo durante l'incontro bolognese dei tassisti di tutta Italia, riuniti in città per prendere posizione sulle liberalizzazioni decise dal governo. Il 23 gennaio prossimo, fermo nazionale di tutti i taxi.
fa discutere il cosiddetto censimento delle prostitute, un modulo distribuito dai carabinieri alle lucciole sui viali di Bologna. Il comandante dell'arma difende l'iniziativa e dice: è un modo per tutelare le ragazze sulla strada, spesso sfruttate. Griziana Morandi piange la tragica morte di due coniugi vittime dell'incendio che si è sviluppato ieri sera all'interno della loro abitazione. Il marito ha tentato di soccorrere la moglie, ma è rimasto avvolto dal fumo. Una stufa elettrica, l'origine del rogo. Il Partito Democratico fa il tagliando di metà mandato e si riorganizza con nuove regole. Chi ha responsabilità politiche, come il segretario Donini, avrà solo contratti a tempo determinato. Nuovo anche l'esecutivo. 150 gallerie ed oltre 100 eventi in città nell'arco di 4 giorni sono alcuni numeri dell'edizione 2012 di Arte Fiera, che prenderà il via il 27 gennaio. In contemporanea verrà inaugurato il Museo della Storia di Bologna. E parliamo proprio di cultura. È stata presentata questa mattina l'edizione 2012 di Arte Fiera, che si terrà dal 27 al 30 di gennaio. Gli organizzatori hanno puntato sulla qualità delle opere esposte e degli operatori. Negli stessi giorni sarà coinvolta tutta la città sull'argomento. Allora vediamo il servizio di Gabriele Sciarra. 3 padiglioni, 150 gallerie presenti, oltre 100 appuntamenti tematici distribuiti in città. Con questi numeri Arte Fiera 2012 si appresta ad aprire i battenti dal 27 al 30 gennaio. Qualche espositore in meno rispetto allo scorso anno, ma, assicurano gli organizzatori, si tratta di un'edizione che punta dichiaratamente alla qualità della proposta. Nei momenti di difficoltà bisogna puntare sulla qualità, bisogna quindi cercare di rendere più visibile, più godibile, più compatta la visita, la manifestazione. Per questo abbiamo scelto di cambiare dei padiglioni. Le ragioni non sono solo queste, sono anche altre tecniche che adesso è inutile, che non è stata una, come dire, un ridurre per evitare danni, è stata una scelta strategica. Giusta o non giusta, vedremo. Notevole il coinvolgimento di Bologna. Con il biglietto d'ingresso, i visitatori di Arte Fiera potranno entrare gratuitamente al Mambo, al Museo Morandi e ai musei di città. La Camera di Commercio, dal canto suo, aprirà 2 vetrine presso la sede in via Castiglione per dare informazioni su tutti gli eventi proposti a Bologna, mentre l'ASCOM, da sempre in prima linea nella lotta agli imbrattatori dei muri, aprirà una mostra sui graffiti, perché, sottolinea il numero uno dei commercianti bolognesi Enrico Postacchini, l'associazione sa distinguere i vandali dagli artisti o potenziali artisti. Insomma, un coinvolgimento della città che in futuro potrebbe sfociare in una novità, un vero festival dell'arte. Perché no? In Italia ci sono tanti festival, magari da Arte Fiera, se in molti ci crederemo, faremo a Bologna il Festival dell'Arte Contemporanea. E si apre il prossimo 20 gennaio la stagione 2012 dell'Auditorium Manzoni. Molte le novità di quest'anno. Sentiamo quali dalle parole del direttore artistico Giorgio Zagnoni, che è stato ospite oggi dell'edizione delle 13.45 del nostro telegiornale. Devo dire che già i giorni che ci hanno preceduto ci stanno un po' tranquillizzando, perché l'affluenza a chi ci seguirà in questa stagione già, certo, vediamo che è abbastanza alta. Ecco, come sarà questa inaugurazione? Quali sono anche i nomi più importanti di questa stagione? Ne citiamo alcuni. Sì, certo. Allora, l'inaugurazione, noi abbiamo ripreso un ciclo fortunatissimo, devo dire, che è quello con la Filarmonica del Teatro Comunale, che l'anno scorso abbiamo fatto l'integrale di Rachmaninoff. Quest'anno faremo una serie di 4 concerti dedicati al grande repertorio romantico russo, e abbiamo una caratteristica, abbiamo voluto dedicare, diciamo, a tutte quelle che possono essere le presenze femminili più importanti dal punto di vista violinistico, noi l'abbiamo nella nostra stagione. Il primo concerto infatti sarà il 20 con un grandissimo direttore, Pletnev, che oltre a essere un pianista di fama internazionale straordinario è anche un direttore che ormai passa veramente fra i maggiori al mondo. Tanti Mario nomi. Biondi, Pino Danieli, insomma i concerti dell'Ethno Jazz, ne abbiamo tantissimi. Un'altra delle cose che vorrei dire, perché è recente, quest'anno per la prima volta ospiteremo il Capodanno cinese, ed è un'orchestra straordinaria che verrà con ovviamente costumi tradizionali, strumenti tradizionali, insomma in
pratica farà rivivere quell'atmosfera che un po' noi conosciamo attraverso i filmati, ma non siamo proprio, come dire, addentro, perché non a tutti è dato andare in Cina, la potremo rivivere qua fra poco. Ancora qualche minuto di pubblicità, torniamo tra poco. Di nuovo in studio con ETG, questa sera nuova puntata di Palcoscenico In alle 23 circa sul canale 10 con nuovi appuntamenti teatrali da Il Giardino dei Ciliegi di Anton Cecova, L'Arena del Sole, a La Verità con Massimo D'Apporto e Antonella Elia, in scena all'Europa Auditorium, in programma anche l'Operetta con Cincillà, Il Consorziale di Budrio, con le musiche di Virgilio Ranzato. Non mancherà la commedia musicale con Stanno suonando la nostra canzone di Neil Simon, protagonisti Giampiero Ingrazia e Antonella Elia, diretti da Gianluca Guidi. Nuovi appuntamenti anche per i più piccoli, sia al Testoni Ragazzi di Bologna che al Consorziale di Budrio. Questo e molto altro questa sera a Palcoscenico In alle 23 circa sul canale 10 in compagnia di Alessia Salvatori. E questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Noi, prima di salutarci, però, rivediamo i principali argomenti. Clima caldissimo durante l'incontro bolognese dei tassisti di tutta Italia, riuniti in città per prendere posizione sulle liberalizzazioni decise dal governo. Il 23 gennaio prossimo, fermo nazionale di tutti i taxi. Fa discutere il cosiddetto censimento delle prostitute, un modulo distribuito dai carabinieri alle lucciole sui viali di Bologna. Il comandante dell'arma difende l'iniziativa e dice è un modo per tutelare le ragazze sulla strada, spesso sfruttate. Grizzana Morandi piange la tragica morte dei due coniugi vittime dell'incendio che si è sviluppato ieri sera all'interno della loro abitazione. Il marito ha tentato di soccorrere la moglie ma è rimasto avvolto dal fumo. Una stufa elettrica all'origine del rogo. Il Partito Democratico fa il tagliando di metà mandato e si riorganizza con nuove regole. Chi ha responsabilità politiche, come il segretario Donini, avrà solo contratti a tempo determinato. Nuovo anche l'esecutivo. 150 gallerie ed oltre 100 eventi in città nell'arco di 4 giorni sono alcuni numeri dell'edizione 2012 di Arte Fiera, che prenderà il via il 27 gennaio. In contemporanea verrà inaugurato il Museo della Storia di Bologna. Con questo è davvero tutto, noi ci salutiamo qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.